cucinare. Allora, oggi faremo un nuovo piatto, gli gnocchi ripieni, ma molto alternativi. Gli ingredienti sono farina, amido, sale, noce moscata, un uovo, un po' d'olio, del burro, in questo caso per la salsa abbiamo usato dello stracchino, un po' di radicchio, formaggio morbido e degli spinaci per il ripieno dei gnocchi. Allora, partiamo subito con l'impastare gli gnocchi. Le patate, accorgimento per i gnocchi in generale, le patate le abbiamo cotte al vapore, in questo caso con la pentola a pressione in modo che stiano poco a contatto con l'acqua e prendano un po' di umidità. Le abbiamo già passate in modo da farle raffreddare e su un piano di legno, così l'umidità viene assorbita, perché l'importante quando si fanno i gnocchi in generale è di avere poca umidità nelle patate. Comunque mettiamo della noce moscata, che è facoltativa, però a noi piace, e quindi la mettiamo. Aggiungiamo della farina, iniziamo sempre ad aggiungere un po' di farina, il nostro uovo. L'uovo servirà per legare e dare un po' di colore anche all'impasto. In questo caso, per questo tipo di gnocco, ci aggiungiamo l'equivalente di circa un cucchiaio di amido, in modo che l'impasto risulti piuttosto duro, perché poi lo dobbiamo lavorare e vi farò vedere come. Qua. Quando si lavorano i gnocchi bisogna essere sempre abbastanza veloci, bisogna lavorarli poco e in maniera veloce, in modo da fare un impasto che rimanga compatto, altrimenti se iniziamo a lavorarlo troppo risulterà o troppo duro lo gnocco una volta cotto oppure troppo morbido e andremo male a operare. Quindi man mano che si va avanti si aggiunge la farina si aggiunge sempre un po' alla volta, proprio per evitare una problematica di troppa farina, quindi se ne fa sempre, si parte da poco e si inizia ad aggiungere. Pulitevi sempre il banco di lavoro. Questa è una bella densità, la densità deve essere tipo un dash, sì, un pongo, forse un po' più morbido, ma non troppo, perché altrimenti lo gnocco poi vi sarà troppo, non vi rimarrà intero e si sfalderà. Ecco qua. Quando lavorate pulitevi sempre il piano di lavoro, in modo da avere tutta la farina assorbita. Ora attenderemo 2 minuti in modo che la farina venga assorbita bene dalle patate e andremo meglio a lavorare. Bene, trascorso 5 minuti il vostro impasto per gnocchi sarà ben assorbito, lo pulirete il banco, mettete la farina e tenendolo ben infarinato lo tirate con il mattarello come fosse della pasta fresca normale. Non premete troppo, ovviamente fate una pressione sufficiente e vedrete che l'impasto si tira. Tenetelo ogni tanto, verificate sempre che sia sporco di farina, altrimenti vi si attaccherà, e lo stendete spessore circa mezzo centimetro. Nella presentazione degli ingredienti avevo omesso di dirvi che vi serviranno dei pirottini, si chiamano questi qua, che si usano per i dolci tradizionali in alluminio, li vendono in tutti i supermercati normalmente agli fornetti. Vediamo il nostro impasto e ora contate che questo impasto qui abbiamo fatto con 4 patate, fuori parecchie cose. Prendetevi in questo caso sarebbe molto pericoloso per fare ravioli, noi usiamo la parte sottostante per fare un taglio. Dovete fare un disco che sia sufficiente ad entrare dentro qua, quindi ci vorrà un po' più grande di questo. Presumiamo che questo vada bene, altrimenti poi comunque lo ritagliamo. Facciamo un taglio per prova, così. E lo inseriamo all'interno del nostro pirottino, in questa maniera, che prima il pirottino ovviamente l'abbiamo imburrato e infarinato per far sì che l'impasto si possa essere tolto. Così, a crudo, non facciamo niente altro. Questo facciamo e andiamo avanti con il resto dell'impasto a preparare tutto. Abbiamo preparato i nostri pirottini con la pasta di patate, li abbiamo foderati tutti. Adesso con tutto l'impasto che abbiamo avanzato lo rimpastiamo, così, prendendo un po' di farina eventualmente, e lo ritiriamo, perché dobbiamo fare i relativi coperchi ovviamente. Allora ci siamo procurati un copapasta, chiamiamolo così, un po' artigianale, un bicchiere va bene, che sia della dimensione del nostro pirottino, e facciamo la stessa operazione, rimpastiamo il nostro impasto infarinandolo, ecco qua. Lo ritiriamo dello stesso spessore che abbiamo fatto la pasta.
in modo che riusciamo a fare dei dischi da poter fare dei coperchi. Ecco qua, questo qua, sempre prestando la stessa attenzione, insomma. In questo caso noi abbiamo pensato di fare una farcia vegetariana, ma sarebbe anche bello allora, una farcia fatta con carne, ad esempio un ragottino di lepre potrebbe starci bene, cioè poi sta nella vostra, quello che avete in casa, quello che potete fare. Tagliamo il nostro disco di pasta. Abbiamo degli spinaci che avevamo già saltato con del burro, un po' d'aglio, sale e pepe. Allora mettiamo all'interno, perché poi va girato, un pezzettino di formaggio morbido, tipo un asiago, va benissimo, del brie, sempre dei formaggi che siano morbidi, in modo che poi all'interno si vadano a sciogliere. Mettiamo all'interno un po' della nostra farcia, non esageriamo, altrimenti poi viene fuori, e lo chiudiamo premendo leggermente i lunghi bordi con il nostro disco di pasta che abbiamo preparato prima. Quando abbiamo finito tutto il nostro impasto, la nostra farcia, iniziamo a togliere i nostri gnocchi dai pirottini. Allora, nel frattempo che noi stavamo facendo questo lavoro, abbiamo già messo sul fuoco una pentola d'acqua, in modo che quando abbiamo finito fosse già bollente. Stiamo anche preparando, nel frattempo, così, qua. Abbiamo anche messo sul fuoco una pentola con un po' d'olio d'oliva e dell'aglio, in modo che nel frattempo che i gnocchi si cuociono riusciamo a fare anche la salsa tutto. Questi sono pronti, noi li mettiamo all'interno di una pentola d'acqua calda bollente perché ci vorranno 5 minuti che siano cotti. Non dovrebbero aprirsi lungo i bordi perché quando mettendoli a contatto con l'acqua calda l'amido fa sì che si incollino, non dovremmo avere di queste problematiche. Quindi questo lo mettiamo dentro qui. Hanno bisogno di alcuni minuti di cottura, un 5. Allora, per la salsa che abbiamo pensato quest'oggi, prendiamo del radicchio, una salsa al radicchio, nulla di più semplice, diciamo. Tagliamo il radicchio a pezzi abbastanza grossolani. Abbiamo già preparato dell'aglio rosolato come l'olio d'oliva, lo versiamo nella nostra padella. Poco abbastanza vivace. Noi usiamo in questo caso, lo rosoliamo con dell'olio d'oliva, però ci aggiungiamo poi un po' di burro perché non metteremo panna. Allora, per dare un po' di crema, mettiamo un po' di burro e dello stracchino. Una rosolata abbastanza veloce, ci mettiamo un po' di sale, ovviamente. Questo piatto che potete preparare un po' di pepe, che potete preparare anche il giorno prima, poi li potete scaldare anche il giorno dopo, non avete un bellissimo effetto, non è che avete bisogno di fare al Avete momento. anche qualche foglia di prezzemolo, La potete mettere nella salsa. Per togliere un po' l'amaro del radicchio aggiungete poche gocce di aceto balsamico, non tanto perché altrimenti poi vi altera troppo il gusto. Qua. E lo fate evaporare. Ok, adesso nel frattempo lasciamo lì che appassisce un po' e poi riprendiamo la salsa. Comunque qua la nostra salsa ci siamo quasi. Togliamo l'aglio, altrimenti se qualcuno è lì in bocca poi magari non apprezzerà il nostro piatto. Aggiungiamo un po' di stracchino, così riusciamo a creare una crema e un goccetto d'acqua. Ecco, facciamo un po' legare. E questa salsa, volta che abbiamo legato, abbiamo messo uno stracchino che così ci crea la crema senza usare la panna, che dà anche un buon aroma. Però lo stracchino aggiungiamo tutta la salsa, la mettiamo dentro un contenitore così e la frulliamo in modo da creare una crema. Qua magari
magari questo qua lo mettiamo giù, così vediamo che ci cala. Allora, la densità in questo caso è un po' troppo fissa. Allora, cosa facciamo? Ci aggiungiamo un po' d'acqua, mescoliamo e la mettiamo sul fuoco un attimino per estendere di nuovo. Nel frattempo che incorporiamo il tutto, assaggiamo se ci va bene di sale. Sì, può andare un goccetto così, perché poi un po' adesso la salsa bollendo si restringe e perde, perdendo di acqua aumenta la quantità di sale, quindi bisogna sempre tenere conto quando c'è una salsa, se la stiamo bollendo, se la stiamo facendo evaporare, se adesso ci va bene il sale, asciugandosi la quantità di sale rimane quella ma diminuisce l'acqua, quindi la concentrazione di sale è maggiore. Allora, l'ultima parte potremmo fare un croccante di grana. Prendiamo del grano fresco, grattugiato, una padella antiaderente, calda, e la mettiamo sopra. Lasciamo che il grano faccia la sua crosticina nella parte sotto. Lo stacchiamo leggermente. Ora facciamo un'altra presentazione un po' più complessa, mettiamo sempre giù la nostra salsetta, in questo caso adesso è trascorso un po' di tempo, si è un po' asciugata, ma questo effetto l'abbiamo perché non abbiamo usato la panna, il formaggio fa un effetto diverso. Abbiamo tagliato il nostro raviolo, così presentiamo anche ai nostri commensali il ripieno, gli mettiamo magari una foglietta, se avete, di menta o qualcosa per poter fare un po' di contrasto, in questo caso abbiamo messo il prezzemolo, e il nostro croccante, cannolo croccante possiamo chiamarlo, lo mettiamo così, vediamo un'idea. Bene, ciao a tutti e ricordate, siamo ciò che mangiamo!